Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Siete tutti pronti? Perché io no. Mi vedete in modo strano, oltre la faccia, vabbè, ma mi vedete ovviamente in una postazione diversa dal solito e per chi mi segue da un po' la riconoscerà sicuramente. In tantissimi mi avete sempre chiesto di tornare alle origini per alcune tipologie di video. Però sono molto cambiato come registravo video prima e come riregistro adesso. Ma a prescindere da questo sono cambiato anche come stravaganza. Cioè non so proprio come definirlo. Però comunque alcune cose non le faccio più, ma semplicemente perché non mi ci ritrovo più. Però dato che sapete che sono stato a Londra, ho comprato diverse cose, tra cui delle cose per i capelli. Ho deciso finalmente, però non per molto, cioè nel senso lo faccio ma poi ritornerò così. Comunque ho deciso di cambiare colore di capelli. In tantissimi mi avete chiesto se più in là mi cambiavo colore di capelli. Io vi ho sempre risposto di no, anche perché veramente era così. Però niente, sono capitato a Londra, ho ricomprato dei prodotti che sono tra i miei preferiti come tintura per capelli e ho voluto prendere un colore un po' più particolare, non grigio, non bianco, insomma non il solito che mi faccio ormai da 3 anni praticamente. Perciò per questo video cambiamo colore di capelli e torno alle origini facendo un colore nuovo. Lo volevo da tantissimo, però ogni volta dico vabbè però non lo faccio, oppure boh non so, non è che mi va molto di cambiare colore di capelli. Per questa volta andiamo a fare il rose gold. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che queste qui, le Color Freedom, la collezione Metallic Glory, è una collezione di tinte per capelli grigie, quindi c'è il grigio chiaro, il grigio scuro, il grigio dentente, al celeste, al viola, insomma è una collezione dedicata al grigio. Da poco tempo hanno aggiunto il rose gold sempre nella collezione dei grigi. Queste tinte per capelli io le prendevo inizialmente, appunto l'ho scoperta a Londra anni fa, quindi le presi così a caso e insomma l'ho provata e mi sono piaciute tantissimo. Quando sono tornato in Italia, che ho finito le scorte di queste tinte che avevo comprato a Londra, che costano tipo 5 pound, 6 pound, una roba del genere, non sapevo come riprenderle perché non c'è nessun venditore che appunto le rivende, oltre ad un venditore su eBay che però le fa pagare 20 euro più altri 20 euro di spedizione, quindi praticamente per una tinta dovevo andare a spendere 40 euro. L'ho fatto per un po' di tempo, però dopodiché ho detto ok basta e quindi avevo cambiato le tinte. Quando sono ritornato a Londra poche settimane fa ho rifatto la scorta di queste, ho ripreso ovviamente i grigi che utilizzavo prima, che da quando è uscita io l'ho sempre vista sul loro sito, l'ho vista sul loro Instagram e ho detto oh mio Dio è fantastica, la voglio fare. Però giustamente non me la sentivo di spendere 40 euro per una tinta che boh, non sapevo nemmeno io se l'avrei fatto oppure no. Quindi niente, sono capitato appunto a Londra e l'ho voluta prendere. Perciò siamo qui oggi tutti riuniti per cambiare colore di capelli. La cosa che mi piace tantissimo di queste tinte è che praticamente sono tutte già pronte. Cioè o meglio, qui dentro c'è il decolorante. In teoria dovreste mettere questa all'interno della boccetta. Poi io non utilizzo mai questi tipi di applicatori, però ammetto che sono comunque molto facili se dovete anche comunque prendere la radice. Questa volta io non dovrò prendermi l'attaccatura dei capelli, anche perché ce l'ho scura. Dovrei fare la ricrescita, però aspetto un altro pochettino. Vorrei non prendere l'attaccatura dei capelli perché ho paura di diventare arancione. Giustamente schiarendo un pochettino sicuramente il mio marrone diventerà più rossiccio aranciato, quindi cercherò di colorare tutta la parte grigia tralasciando la base. Poi se capita che veniamo un po' arancioni, un po' rosati, vabbè sti cavoli. Quindi io direi di cominciare subito. So che questo video farà molto piacere a chi appunto mi segue tantissimo, perché voleva un ritorno dell'Alessandro che cambia colore ogni settimana. Procediamo. Io come vi ho detto non utilizzo questa, ma andrò a mettere la crema che c'è qui dentro nella ciotola normale per fare la tinta. Ma perché non mi preparo le cose prima ma tutto all'ultimo? Mi serve il pennello. È corto il pennello. Ah, mi stavo scordando di una cosa ragazzi, il nostro amico specchio. Che io, che come tutti ben sapete, questo specchio mi serve per guardarmi di dietro, perché altrimenti è un po' impossibile. Soprattutto adesso che dovrei riuscire a non toccare la parte scura dei capelli, questo specchio serve. Andiamo anche a bucare con il tappo. Comunque ve lo faccio rivedere appunto se siete interessati. Questa qui è la rose gold. Vado a togliere il tappo da questo tubo e... Comunque c'è anche la ciotola, è rimasta la stessa ragazzi, è veramente un ritorno all'origine di quelli fatti per bene e come si deve. È un video per gli affezionatissimi questo, quindi dovete sentirvi onorati, amorati. E vado a sprasciare tutta la tinta dentro. Voi ragazzi non vedete la macchinetta in che posizione sta, ma c'è veramente rischio di far cadere praticamente 700 euro di macchinetta così nel nulla, buffo. Ho l'ansia più della macchinetta che per i capelli. Ho messo la tinta all'interno. Che buon odore. E vado a miscelare il tutto. Scusate per le luci indecenti, ma ovviamente sono al bagno, non sono nello studio. Non ho ring lights, non ho softbox. Forse a qualcuno farà piacere perché ogni volta mi tormenta. Alessandro, abbassa le luci, Alessandro, abbassa le luci. Ma sono basse già. Andiamo a pettinare i capelli.
Allora, per la parte dietro dei capelli non ho intenzione di prenderla direttamente con il pennello, ma andrò a mettere la tinta sul pettine, perché almeno invece di attaccare proprio il pennello ai capelli e rischiare appunto di attaccarlo proprio alla cute, vado semplicemente a pettinarli. Questa è una tecnica che si fa quando si hanno anche i capelli molto corti, quindi anche dopo qui alle rasature, diciamo, passerò con il pettine. Se non lo sapevate, adesso vi ho aperto un mondo. Potrei anche fare tutti i capelli così. Allora, non vado a mettere guanti perché tanto c'è comunque rosa, quindi non dovrebbe macchiare chissà quanto. Ultime parole famose. È come se dovessi fare un bagno di colore, niente di più, niente di meno. Da qui posso cominciare a fare le sezioni normali, quindi come faccio la tinta di solito, sempre però cercando di non prendere l'attaccatura. Cioè, io non so se potrei venire arancione lì al castano, cioè diciamo dov'è il mio colore naturale, però per sicurezza non lo prendo. E come dire ad Alessandro, hai fatto per scuola di parrucchiere, dovresti saperlo. Se lo so, ma non me lo ricordo, è passato così tanto tempo. Prima facevo molti colori anche per il fatto che facevo ancora il parrucchiere, quindi sperimentavo soprattutto su di me. Cioè, raga, comunque a proposito di capelli, ma lo state vedendo Federico Fashion Style su Real Time? Io mi spacco dalle risate. Se non sapete chi è, dove vi vede? Io ho chiesto a un po' di persone se lo guardano. Ad alcuni miei amici non piace, ad altri lo amano, tipo me. Ma vi giuro, io mi ci faccio dei chiusoni epici tutti i martedì, ormai ho la tappa fissa per guardare le puntate. Io spero vivamente di non diventare arancione. Speriamo sempre in bene. Insomma, perché mi prendono queste idee? Come ne pento? Vabbè, come è andata? Sulla confezione, ovviamente, come tutte le tinte quasi, c'è scritto di lasciarlo mezz'ora. Ma dato che io ho paura veramente di diventare arancione, credo che ce la lascerò 10 minuti, massimo un quarto d'ora. Non di più, perché ragazzi, cioè, lo vedo molto tragica. Io direi che niente, la lascio così, iniziamo a pregare e basta. Più che altro non voglio darmi un tempo, ma semplicemente lo voglio vedere così a occhio, quindi mi regolo in base a quello. Perciò tra poco vi faccio sapere quanto ho aspettato. Allora ragazzi, io non ho aspettato nemmeno 10 minuti, perché dato che stavo pettinando un'altra volta, quando pettinate praticamente la tinta poi finisce ovviamente sul pettine e si leva l'eccesso del prodotto, e perciò sotto potete già vedere che non è che è attaccato di più. Anche perché vi ricordo che io sono ormai decolorato da morire. Cioè, il bianco che vedete nei miei capelli quando appunto il grigio comincia un po' a togliersi non è dato dal grigio che dice è tonalizzato oppure che è rimasto qualcosa, no, sono proprio i miei capelli che ormai sono decolorati fino al bianco. Quindi ogni cosa che io metto sui miei capelli, anche uno sputo, prendono il colore dello sputo. Il colore l'ha già attaccato, come potete ben vedere. Quindi vado a pettinare un'ultima volta in modo un po' più pesante, vado a lavarli anche con il famosissimo antigiallo della Fanola, che veramente di questo shampoo vi ho fatto venire la nausea, perché come vi ripeto sempre è il miglior antigiallo che esiste in commercio, perché quando avete comunque dei colori in testa che sono veramente tipo arancioni o giallastri così, questo vi raffredda appunto il colore giallastro, insomma, dei capelli. In questo caso in teoria non serve, però adesso ovviamente hanno ancora il colore sopra, quindi il colore è bello saturo, però per evitare che esca troppo arancione, io spero di no, però comunque per evitarlo vado a metterci un pochettino di questo qui, in modo che l'arancione diventa leggermente più freddo. Non farà miracoli, però comunque un pochettino l'aiuta. Quindi vado a lavarmi i capelli con questo e con lo shampoo normale e ci rivediamo fra pochissimo. Allora raga, ho lavato i capelli, sta anche per arrivare una mia amica. Io non l'ho ancora visti perché mi sono fatto lo shampoo e ho messo direttamente ho fatto una sorta di turbante. Intravedo un colore, ma non l'ho ancora vista appunto, perché dopo che mi sono lavato l'ho messo direttamente in testa. Quindi andiamo a vedere insieme. Vieni. Sì. Però ancora non ho visto i capelli. Sono una grande l'ansia, guarda com'è. Cioè, è rosa. Questo è arancione, non è rosa. Sembra arancione, ma boh, vabbè, non lo so. Calcola, me lo so levare adesso. Me lo so prendere la foto. Ma scusa, ma la ricrescita no? Non no, non me la devo fare ricrescita. Vado. Vai. Ma via l'ansia. Ah, merda. No, ho paura che sto prendendo arancione. Vabbè, butta e metti il cappello. No, ma che? No, mi sono messo pure una botta d'antigiallo, così metti caso c'è arancione apri da dopo. Convinto. Dio, che ansia. Oh, vabbè. No, dai, sono belli. Dai. Sembrano marroni. Ma quelli marroni sono fragili. Raga, pensavo peggio. Niente, vabbè, adesso allora li asciugo e vediamo come sono. Dai, ci sta. Dai, raga, ma io pensavo molto peggio. Cioè, mi piacciono un casino. Ma vederli prima, cioè, praticamente erano arancioni. Invece praticamente viene un rosa freddo. Non so adesso se è dovuto al freddo dell'antigiallo o al freddo proprio della tinta. Sono molto molto soddisfatto. Quindi le Metallic Glory non mi hanno deluso nemmeno stavolta. Sono una bomba. Voto da 1 a 5? 5. Dai.
Buono. Ovviamente poi io di solito mi ci faccio la piastra e rendono un po' di più. Cioè, praticamente adesso sembro non indecente. Scappato di casa. Esattamente. Quindi, ovviamente, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. E soprattutto se avete mai provato le Metallic Glory, perché io ormai le uso da un botto di tempo. Vai. Sì. Quindi fatemi sapere anche voi se le avete provate, magari da quando ve l'avevo consigliata io tempo fa, se avete avuto modo appunto di provarle o se le avete prese appunto online o a Londra. Comunque fatemi sapere qualsiasi cosa sotto nei commenti. Io ho detto questo, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.